Were they playing the right music? Were they getting the swing? And you look for the king. Anybody could be that guy. Night is young and the music high. A little bit of jazz music. Oh, and you got in the mood for dance. And when you get a chance, Buonasera a tutti, Antonino, buonasera a tutti, buonasera Anita, che ci fa i complimenti per la sigla. Infatti, mentre guardavo il countdown ad avvicinarsi allo zero, leggevo anch'io il commento di Anita, che salutiamo, grazie Anita, perché credo che sia una delle donne che ci segue spesso, forse non ha mancato neanche uno dei nostri incontri. E mi ha fatto pensare che dice la sigla è strepitosa, e devo dirti la verità che hai trovato questa sigla che è molto bella. Intanto è uno dei miei pezzi preferiti degli ABBA. Ogni volta che penso a quel pezzo penso a Mamma Mia. Ciao Leonardo, è arrivato anche Leonardo. Possiamo dire una cosa, prima finisco quello che stavo dicendo, poi diciamo una cosa. Vai. C'è la scena di Mamma Mia il film, non so se te lo ricordi. L'hai visto, te lo ricordi? Pronto? Graziano, mi senti? Graziano? Non ti sento. Graziano, io non ti sento. Prova a parlare, perché io non ti sento. Stai parlando in silenzio. Ok, eccomi. Ecco, perché non ti sentivo per niente? Perché si era disconnesso un attimo il microfono. Problemi. Ah, ok, perfetto. Ti vedevo fare i gesti e non capivo. I miei movimenti in corso. Allora, dicevo, c'è la scena di Mamma Mia, il film, il primo, nel quale le tre amiche cantano questa canzone. E io ormai questa canzone, Dancing Queen, non riesco più ad immaginarla cantata dagli ABBA, ma la immagino solo cantata dalle protagoniste del film. E questa cosa è strana, perché se tu pensi che normalmente le canzoni generalmente ci piacciono di più le versioni originali che non le cover, tranne in pochi casi. Comunque grazie Danita, quello che volevo dire... Sì, esatto, Leonardo, non guardarmi, non ti sento, altra citazione di altro film, poi lui è appassionatissimo di film, quindi se inizia a far citazioni non finisce più. Volevo dire quello che stavo per dire prima, ragazzi, salutateci quanto volete, però non per maleducazione, se poi durante la conversazione arriva qualcuno e dice buonasera, 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 magari non lo salutiamo subito, quindi ritenetevi salutati tutti, sia all'inizio che alla fine. Ma certo. Allora. Ah, e soprattutto voglio dire una cosa, godetevi il volume bassissimo di Graziano di questa sera. Stasera sono a volume moderato, posso alzarlo qui dal microfono, ma comunque il tono di voce resterà comunque pressoché questo, perché ho a un metro da me il pupo che dorme. E quindi... Il bimbo che ha 2 settimane? No, un mese e 2 giorni. Ha già un mese, è già nato da un mese. Mamma mia, come vola il tempo. Allora, è nato qualche giorno prima di una delle nostre dirette, tra le altre cose. Certo, il giorno prima. Era la domenica, sì, noi l'abbiamo fatto il lunedì, quella settimana. Esatto. Lui è nato di domenica. Allora, dai, smettiamo di temporeggiare, che abbiamo già fatto quasi sei minuti. Raccontaci di che cosa parliamo stasera. Lo lancio con il nostro banner, via! Parliamo Olà. Di Carlos Ruiz. E allora,
Carlos Ruiz Zafón, che spettacolo, che scrittore, che Come libri. allora, come ti dicevo prima della diretta, non ho preparato questa sera come le altre volte una serie di punti, no, all'ordine del giorno da trattare uno dopo l'altro, ma penso sia un discorso che non si può riunire in punti, cioè parlare di un autore. Non possiamo fare più o meno come abbiamo fatto con Stephen King, che c'era tanta di quella carne a fuoco che ci saremmo potuti perdere. Con Zafon abbiamo un numero contenuto di opere, abbiamo una carriera che è stata lunga ma non prolifica come quella di Stephen King, quindi ci possiamo permettere il lusso di spaziare a nostro piacimento e vagare con il ragionamento senza essere delimitati in punti, rimanendo sempre nei nostri canonici 45 minuti. Quelli Quindi che sforiamo sempre. possiamo, sì, esatto. Possiamo attraversare la sua carriera in ordine cronologico, dal più bello al più brutto, dal più brutto al più bello, come vogliamo. Non ci sono limiti questa volta. Quindi, come vuoi, No, no, ma partiamo. parti tu, io ti vengo dietro. Tanto, come dicevamo Allora. anche prima, purtroppo questa volta, come hai detto anche tu, adesso, questa volta non ci sarà un avvocato del diavolo, anche perché magari a me non piace tanto quanto a te, ma anche a me piace molto, quindi Ok. questa è la cosa. Allora, io direi di partire prima di tutto dalla pietra miliare, no? Dal libro per cui è conosciuto in tutto il mondo, il libro che l'ha fatto diventare Zafon, che è, eccolo qui, L'ombra del vento. E questo, tra l'altro, questo proprio questo materialmente, è non mio, ma è un regalo che feci all'allora mia fidanzata, oggi mia moglie. Mi era piaciuto così tanto che lo regalai a lei, perché, pensando ad un futuro insieme, dissi: glielo regalo. Io l'avevo letto perché me l'avevano prestato, così ce l'avrò. E così è stato. E quindi, insomma, l'ombra del vento. Che vogliamo dire Cattiveria sull'ombra del Sound. vento? Che vogliamo dire Bello, sull'ombra del poi ti vento? darò le mie esperienze da libraio rispetto a Zafon, anche che l'unica cosa che posso portare di diverso rispetto a quello che dirai tu, secondo me, sono proprio i miei racconti da libreria. Ok. Allora, che possiamo dire di Zafon? Allora, io ti posso dire che mi piace dell'Ombra del Vento, per esempio, tutto. Vabbè, e questo non ci piove. È il mio libro preferito in assoluto. Ah, addirittura, questo non Sì, l'avevo sì, ancora sì, sì. colto. Sì, Cioè, questo pensavo che è fosse uno dei tuoi libri preferiti, ma non avevo capito No, che è il tuo libro preferito. è lui, anche perché, insomma, come ti ho raccontato in un'altra puntata, mi è stato prestato come primo libro che io leggevo dopo aver letto tutto quello che aveva scritto, che avevano scritto Elio e le storie tese, perché quello è stato il mio avvicinamento alla lettura. Sì, credo che questa cosa l'hai detto la prima o la seconda volta che La ci siamo prima, sì, incontrati. esatto. E quindi, dopo aver letto tutto quello che c'era da leggere di Elio e le storie tese, che si esaurisce in due o tre cose, mi presta questa mia amica L'ombra del vento. E lì c'è stato proprio il momento in cui ho letto l'ultima pagina, momento di panico, perché ho detto: e adesso che faccio? Che è finita? Come faccio ad andare avanti? Cioè, io voglio continuare a leggere. È finita, perché è finita? Non doveva finire. No. E quindi questa cosa mi ha portato poi a leggere. Poi sì, quindi in un certo senso lo leggo anche al fatto di essere diventato un lettore forte, perché mi ha portato a dire: quando è finito, come faccio adesso a non leggerlo più? Voglio continuare. E mi ha portato a leggere anche altre cose. Quindi vuoi per questo, vuoi perché è un gran libro, sono legato a lui sentimentalmente, quindi è il mio libro preferito.
lo leggo almeno una volta l'anno, lo so praticamente a memoria. E poi, diciamoci la verità, ci sono dei personaggi che, sebbene siano un tantino stereotipati, se vogliamo trovare un limite, un difetto, ma comunque sia, sono degli stereotipi raccontati in maniera tale da farli diventare reali. Penso a Fumero, Sì, io no? userei la parola archetipi più che stereotipi per Sì, però per esempio certi personaggi. quando penso a Fumero, però mi viene proprio in mente il prototipo, no? Del franchista, anzi più che franchista, dell'arrivista a tutti i costi con questo baffetto sotto, cioè te lo immagini come in una spy story americana, no? Un film alla James Bond, tu il Infatti è cattivo. strana questa cosa che ancora non ce ne abbiano fatto nessun film. Io mi auguro che se ce lo Sai facciano, che? che ce lo faccia uno spagnolo più che un americano. Però Sai cosa potrebbe, cioè me lo sto però? ancora chiedendo. È strano che ormai sono passati, era il 2002, il 2001 quando uscì il 2001, primo. sì, Quindi 2001, sono passati, caspita, 20 anni, oh, non è poco, 20 anni, eh. 20 anni, sì. Sai cosa però? Come lo dici con rammarico? 20 anni. Beh, oh, ragazzi, ne avevo 16 quando è uscito, oggi insomma. Allora, leggendolo, mi collego al fatto del film, trarne un film, leggendolo, io quando leggo un libro mi immagino il film tratto dal libro, Certo, il tuo perché mi film. dice, esatto, no? Questo non lo vedo come un libro che si potrebbe trasporre in un film senza che perda qualcosa, perché Ci è sarebbero pieno dei di grandissimi fesse. tagli. Esatto. Ed è una cosa che io odierei alla follia. Quindi, per piacere, Sarebbe spagnolo in un l'ennesimo film del mondo. quale diresti era meglio il libro. Eh sì, e sarà a tema anche questo di un'altra puntata del nostro Book Talk. Quindi, comunque, ti dicevo, sebbene però tu quando pensi a Fumero, pensi cioè, insomma, è stereotipato come personaggio, no? Pensi il cattivo di turno. Però poi quando perché va ad approfondire la storia del personaggio, quindi viene fuori Madame Yvonne, sua mamma, la storia del vestito alla Marina Retta, sono tutti approfondimenti, tutte storie che, sebbene il personaggio possa essere un tantino già visto e rivisto, questo approfondimenti, questa storia di fondo lo rende reale, come insomma è bellissimo. E poi È bellissimo quando, insomma, è bellissimo. chiudiamo, facciamo subito. E questo poi, vabbè, inutile parlare del personaggio di Fermin, che è eccezionale, è l'amico che tutti vorrebbero avere. Tutto fatto, Sì, tutt'oro, sì, sì. E il Fermin è protagonista, tutt'oro, invece, no, che cosa no. vogliamo dire del protagonista? Senti, il protagonista invece è un po' passivo, subisce un po' gli eventi, se vogliamo, Daniel, anche se tutto parte in realtà da lui, ma come dice Isaac Monfort, non è il lettore a scegliere il libro e il libro a scegliere il lettore. Quindi anche quando lui va per la prima volta nel cimitero dei libri dimenticati e prende L'ombra del vento di Julian Carax, in realtà non è lui che sta scegliendo, ma è il libro. È la storia stessa di Julian Carax che vuole essere riportata alla luce, no? E io mi Esatto. ricordo che la scena che mi rimase più impressa di tutte, che mi piacque tantissimo, mi diede la spinta, non dico a continuare perché comunque avrei continuato lo stesso, ma la spinta frenetica a vedere come andava a finire, è la scena in cui è notte, Daniel si affaccia alla finestra e vede nell'ombra
Julian Carax, che lo sta guardando e vede solo l'accendersi e spegnersi della brace della sigaretta e il fumo. E quella scena io mi ricordo che me la immaginai come se fosse veramente una scena di un film e Eh beh, sarebbe stata ma bellissima. infatti al contrario, non al contrario, comunque differentemente da quello che tu dicevi prima, secondo me il film sarebbe veramente realizzabile, ma poi probabilmente, come dicevamo poco fa, dovrebbero scegliere come raccontarcelo ed è quello che Sai poi cosa? andrebbe contro a tutti i Ci vedo lettori, più una no? serie, ci vedo più una miniserie, così Chiaro, sì, che però a quel punto la tutti. serie dovrebbe essere fatta una serie per libro e quindi non ne veniamo più a capo. E poi da quante puntate? Ma questo non è il mio mestiere. Io non No, sinceramente, infatti non è il nostro. Sai questa cosa non. perché? Però Ci sono le persone sperderebbe preposte a tutto. farlo. Mi Sì, viene da però si dirti. perderebbe tutto il racconto appunto della storia di loro giovani, no? Di Penelope, Sì, Brian, il fratello di certo, Penelope, che tutti, adesso tutti i non mi viene il personaggi, nome. l'infanzia, certo. Allora, mi viene da farti delle domande su questa cosa, no? Dai, invece di fare l'avvocato del diavolo, faccio quello interessato ad approfondire. Ma secondo te, la fortuna di questo libro, la vera fortuna di questo libro, perché poi magari non l'abbiamo ancora detto, lo diciamo adesso per la prima volta, Zafone è diventato lo scrittore di lingua spagnola più letto e venduto degli ultimi 100 anni. Quindi è diventato il secondo scrittore più venduto nel mondo e davanti a lui c'è solo Cervantes. Quindi tantissima roba, no? E perché secondo te invece questa cosa? E perché, mi viene da dire, perché subito dopo L'ombra del vento, ci ricordiamo che lui aveva già scritto in lingua spagnola 4 libri, ma L'ombra del La vento lo trilogia della svoltò. nebbia. Allora, in realtà la trilogia della nebbia è classificata come libri per ragazzi, quindi non sono romanzi, no? Perché c'è questa credenza sbagliata, secondo me, Questo in Italia però, eh. che Attenzione, esatto. ricordati che noi molto spesso ci parametriamo sull'Italia, ma il resto del mondo non funziona come in Italia. Ho capito, sì, hai perfettamente Perché ragione. nel resto del Quindi mondo sì, spesso credo. i libri sono divisi semplicemente in bambini, adulti, mentre invece noi in Italia adesso abbiamo bambini, bambini adolescenti, Ragazzi. giovani adulti, adulti, eccetera, eccetera, che più ne ha più ne metta, no? Mentre invece quando vai in una libreria all'estero, ed è una mia peculiarità, quelle poche volte che sono stato all'estero, sicuramente entro in almeno qualche libreria. E quando vai all'estero, e ti dico, una delle librerie dove mi sono sentito veramente fortemente proiettato in questa storia, anche se non era in Spagna, ma era in Portogallo, è stata la libreria Fratelli Lello, che poi si dovrebbe dire Ieio o Leio, non lo so. A Porto, e entrato in quella libreria è proprio quella cosa che ti ho appena detto, cioè non c'è la divisione bambini, micro bambini, medio bambini, maxi bambini, no, c'è bambini, adulti, finito. Quindi i 4 libri precedenti, che poi questo è uno degli aneddoti che ti racconterò da libraio, sono ragazzi, sono libri per ragazzi, quindi anche gli adulti tendenzialmente potrebbero leggerli, anzi. Appunto, uno degli aneddoti è questo: quanti adulti li hanno letti qua in Italia? Allora, io sono uno di quelli che li ha letti, degli adulti che li ha letti, Vabbè, abbiamo già capito credo. che io e te abbiamo letto tutto quello che ha scritto. Esatto. Credo che ormai l'abbiano già capito E anche coloro che ci stanno seguendo e che ci seguiranno magari in differita. Io e te abbiamo letto tutto quello che ha scritto. Ok, perfetto. Secondo te, perché questo grandissimo successo? Dove lo vai a allora, scovare questo sì. grandissimo successo? Perché L'ombra del vento, secondo me, con L'ombra del vento arriva alla maturità dell'autore. Mi spiego. Andando a leggere i primi, no? La trilogia della nebbia, e quindi Più Marina? Penelope, no, solo la trilogia della nebbia. Parliamoci Sì, chiaro, però parliamo prima solo della trilogia. No, Marina è parliamo molto prima solo avvicinato a quello. quello, eh? Sì, però fa storia a sé.
Però parlando solo della trilogia della nebbia, è precisamente del primo libro della trilogia della nebbia, cioè Il Palazzo della Mezzanotte. Fuori di testa Mi quel libro. ricordo, l'ho lesso in un solo giorno, cominciato al mattino, finito alla sera, perché mi piacque tantissimo. Eppure ci vedevo dentro, sebbene lo stile fosse quello, l'impronta fosse quella, poi insomma la persona è quella, quindi è normale che lo stile, sebbene si sentiva però che era ancora molto acerbo. Se tu, io poi l'ho letto dopo L'Ombra del Vento, quindi Come tutti gli italiani, vedevo, d'altro canto. esatto. E quindi Qual è stato il problema di aver letto quei libri dopo? no, Perché poi li abbiamo nessuno, letti tutti nessuno, dopo, no? Il problema è problema che avevamo già letto nessuno. L'Ombra del Vento. Ma non per questo mi sono piaciuti di meno. Mi sono piaciuti tutti, però noti l'essere ancora acerbo. Lo scrittore è ancora in erba, no? È ancora giovane, che si deve fare? Ed è una cosa che tu, leggendo in ordine, quindi Il Palazzo della Mezzanotte, Il Principe della Nebbia e poi Aveva Diario di un Setto. esattamente 30 anni quando fu pubblicato in Spagna Il Palazzo della Mezzanotte. Ok, e quindi Lui è del passa abbastanza 64, il tempo. Palazzo della Mezzanotte. Questa è appunto la cosa, il Palazzo della Mezzanotte in Spagna fu pubblicato nel 94. Già questa cosa ti dovrebbe far capire parte dell'aneddoto che ti racconterò. Ok, e quindi ti dicevo, andando avanti nella lettura, leggendoli in ordine cronologico, tu vedi proprio un affinarsi della tecnica di scrittura. Sicuramente dovuto l'impressione che noi abbiamo qui in Italia è dovuta anche agli traduttori, e sarà anche questo il tema di un'altra puntata di Book Talk, però si vede anche nell'uso delle metafore, eccetera. Si vede proprio un miglioramento, un affinamento della tecnica di scrittura di Zafò. Proprio l'ho visto leggendo i tre in ordine cronologico. Poi si arriva a Marina. Marina è un proto romanzo, un proto Ombra del Vento, se vogliamo chiamarlo così. Perché lì si vede già lo scrittore, è formato, è maturo, è pronto, ma Marina, sebbene sia bellissimo, non ha una storia che sia, che non ha una storia abbastanza forte, salda, e poi insomma appassionante come quella dell'Ombra del Vento. Lì è una questione semplicemente di forza della trama, forza del libro, perché io in Marina ci ho visto Zafon dell'Ombra del Vento. Quindi arriva Marina che lo scrittore è pronto, serve solo la storia giusta. La storia giusta arriva dopo Marina, arriva con l'Ombra del Vento. E l'Ombra del Vento è, ripeto, per definizione dei personaggi, per suspense, per disegno delle scene. Io mi ricordo questa Barcellona a tinte pastello nelle descrizioni, la descrizione della Barcellona post-guerra, no? Certo, Post Seconda certo. Guerra Mondiale, e quindi c'è tutta una serie di odori, di sapori descritti, e quindi quello. E poi, vabbè, trame e sottotrame che sono tutte bellissime. Perché anche, per esempio, Nuria Monfort, che sposa Miguel Moliné perché è innamorata di Julian Carà, è anche quello. Cioè, se tu prendi la storia di Nuria Monfort, potrebbe essere anche solo quello un romanzo. Se tu prendi Però ascoltami, non raccontiamo queste cose in questo modo, perché chi non li ha letti, non so se riusciamo ad incuriosirlo in questo modo. È bello quello che tu dici, però io rimarrei un po' più sulla superficie, nel senso non entrare poi troppo, perché poi No, non o vado ci viene troppo da in dire profondità. troppo. Era solo per dire che anche
le sottotrame, le trame È secondarie. per dire che è un libro bellissimo ed è, siamo tutti Esatto. d'accordo su questa cosa. E allora io faccio, intanto sono andato a guardare Wikipedia, ci corregge, il primo dei libri per ragazzi era Il Principe della Nebbia, non Il Palazzo della Mezzanotte. Ok, scusa, Principe della Wikipedia. Nebbia 1993, Palazzo della Mezzanotte Palazzo della Mezzanotte, Le 94 luci di settembre. e Le luci di settembre Le luci di 95, poi settembre. Marina 99, 2001 Il Gioco dell'Angelo. L'ombra del re. Allora, ti sgancio il primo aneddoto. Allora, 2001 esce L'ombra del vento, che fa impazzire l'Italia, perché in Italia L'ombra del vento ha venduto fin da subito tantissimo. Oggi siamo a circa 2 milioni di copie vendute. 2 milioni di copie vendute per un singolo titolo in Italia è qualcosa che non riesco neanche a dire, perché veramente ci riescono pochissimi libri in Italia a vendere 2 milioni di copie. E quindi subito dopo l'uscita dell'Ombra del Vento, in libreria c'è l'assalto delle cavallette. Quando esce il nuovo di Zaffon? Quando esce il nuovo di Zaffon? Quando esce il nuovo di Zaffon? Quindi tutti i librai danno il ritorno a Mondadori, che dalla sua poi riceve anche tutte le mail, perché dell'epoca i social. Vi ricordate quando i social network non esistevano ancora? Ecco, nel 2001 i social network non esistevano ancora. O meglio, sì, c'era già qualcosa, ma non era così come adesso. E quindi Mondadori riceveva un sacco di mail da parte dei lettori di Zafon che chiedevano: ma quando esce? Ma quando esce? Quando esce? Quindi Mondadori, sapendo che avrebbe acquistato il seguito, perché poi il seguito dell'Ombra del Vento sarebbe arrivato, cosa ha fatto? È andato dalla Planeta in Spagna e ha detto: vabbè, oh, dammi i diritti anche di quelli che sono già usciti, inizierò a far uscire questi. E quindi cosa succede? Succede che in Italia, tra il 2001 e il 2008, escono i libri per ragazzi. E cosa esce? Appunto, esce Il Principe delle Nebbie, Il Palazzo della Mezzanotte e Le Luci di Le Settembre, luci di settembre. e tutti ci rimangono malissimo Certo, non si perché aspettavano non questo. si trovano quello che dicevi tu, no? E quindi noi, librai, a dover dire: oh, ma ragazzi, questi erano usciti prima. Cioè, non vi dovete focalizzare sul fatto che in Italia siano arrivati dopo. Sono arrivati dopo in Italia perché voi avete rotto talmente tanto le palle che Mondadori ha deciso di pubblicare anche questi. Ma questi erano usciti dal 93 al 95. E poi finalmente arriva Il Gioco dell'Angelo. Il Gioco dell'Angelo che arriva, se non ricordo male, forse Era la 2008. copertina più bella di tutta la trilogia. Beh, le copertine, quelle italiane che poi sono anche un po' ri che riprendono anche un po' quelle Sì, hanno spagnole, preso un po' dalle sono molto spagnole. belle, devo dire, e comunque ci portano lì. Quella cosa che tu hai detto poco fa a me è piaciuta molto perché in effetti io sono stato a Barcellona dopo aver letto Il Gioco dell'Angelo, ci sono ritornato a Barcellona, sì, subito dopo aver letto Il Gioco dell'Angelo, quindi avevo letto già L'Ombra del Vento e Il Gioco dell'Angelo. E sono andato in giro a cercare quel mood. Ovviamente Ci Barcellona del sono, per chi 2008 non è dovesse per niente la andare, Barcellona del dopoguerra, però. per chi dovesse andare a Barcellona, esistono i tour organizzati con i posti dei romanzi di Zafon a Barcellona. Esatto. Per chi dovesse Io non ho diciamo fatto andare. quello organizzato, me lo sono fatto per i fatti miei, però è una cosa che succede per che cosa? Per i grandi libri. Cioè, Certo. esiste questo tipo di turismo ed esiste per i grandi libri, esiste per i grandi autori. Per esempio, se ci pensi a Roma, c'è un piccolo tour operator che fa, ne parleremo se vorremo, il tour di. Bellissimo! Ti è E svegliato? abbiamo vagiti, vagiti vari. No, dicevo, a Roma c'è il tour di Inferno di Dan Brown. di Dan Brown? Eh sì, a Roma c'è un tour operator che fa No, queste cose, forse ma mi stai infatti. confondendo.
forse ti stai confondendo. No, 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 scusami, con Angeli e Demoni, con Angeli e Demoni, No, perdonami, perché perché Inferno è a Firenze. E quindi questa cosa qua si fa per i bei libri, per i begli autori. Che bello il papà che si distrae per il bimbo. Ma gli stai no, no, facendo la ni lo stai ondeggiando con il braccio sì. destro? Ah, che figata! E quindi, Complimenti a te! grazie, Franceschino qui, Questa è la anche cosa più bella. Questa è la cosa più bella dell'appuntamento di questa sera. Non me ne frega più niente di Zaffon. È bellissimo guardare te che coccoli, che culli tuo figlio. lui deve diventare anche un bel lettore. Sai che mia figlia Deve diventare, fagli fare quello che vorrà fare. certo, sicuramente. Mia figlia Cecilia, la grande, ha 3 anni e mezzo e ha più libri di me. Bello, bello, bello. Sì, infatti, sai, c'è un'altra delle cose che mi chiedevo quando ero assiduamente in libreria. I bambini impazziscono per i libri, gli piace proprio come oggetto. E finché non diventano bambini un po' più grandi e vanno a scuola e gli adulti gli fanno smettere di avere la passione per il libro. Per colpa delle maestre e degli insegnanti smettono di avere la passione per i libri, ma i libri ai bambini piccoli piacciono un sacco. Pensa che ogni tanto davanti alla libreria succedeva che i bambini si mettessero a piangere: mamma, entriamo, e le mamme disperate: ma te l'ho già comprato ieri. Quindi, gioco dell'angelo, gioco dell'angelo, Eccolo mezzo qua. Allora, flop. il gioco dell'angelo. Il gioco dell'angelo, secondo me, è un'occasione persa, perché è un libro che parte bene, questo scrittore maledetto, l'editore Andrea Scorelli, il fatto che lui, i due editori truffaldini che lo fanno pubblicare sotto il nome di Ignatius B. Samson. Insomma, anche lì ci sono degli spunti interessanti. E poi c'è naturalmente la madre di Daniel, che è la sua assistente, che è un personaggio anche quello molto bello, che si conosce però solo nel secondo e nel terzo libro, che è poi più incentrato sulla storia della madre. Però il gioco dell'angelo, ti dicevo, secondo me è un'occasione persa. Perché? Perché si perde sul finale. Secondo me non sapeva dove andare a parare a un certo punto e l'ha buttata in caciara. E quindi questo finale in cui lui è sulla spiaggia del suo rostro e va sul pontile, c'è Cristina piccola e lui, come in un ciclo infinito, la vedrà crescere e morire. Lì, onestamente, io lo leggo, lo rilego pensando sì, ho un mio limite, ma quel finale io non lo capirò mai. Va bene, Sebbene poi naturalmente il libro mi perfetto, ma ci piace. sta, eh? Ci sta. No, Che ne... il Allora, libro io mi sono piace. dell'idea che invece i finali aperti, intanto Leo ci dice, Leonardo ci dice che nessuno è mai riuscito a fargli passare la voglia di leggere, per fortuna per noi librai. Sono contento Leonardo. così. Librai e poi lui è anche appassionato di graphic novel, fumetti, quindi per fortuna tutti coloro che vendono qualcosa di Beh, stampato. qui dietro di me c'è materiale per i suoi denti. Poi magari La vi collezione. scrivete e ve li raccontate i fumetti, perché come sai, l'ho detto anche l'altro giorno in diretta con Barbara Baraldi, non è il mio pane, non mi arrivano le graphic novel, i fumetti, quindi non so perché. Va bene così, ognuno ha le proprie letture. Dicevo, Allora, io per ti devo quanto lasciare per un riguarda momento. Ruiz Ti devo Zafón, il lasciare per un gioco momento. dell'angelo è il Antonino? libro meno venduto Scusami, dei tre. Antonio. Ascoltami Prego. un attimo, Antonino. Devo abbandonarti per un secondo. Un Quindi vado attimo. io avanti? Sì, Faccio io vai, vai. senza di te? È bellissima questa cosa. Intanto, grazie a chi ci sta guardando, ci ha guardato fino adesso e ci guarderà fino alla fine. Questo è un Eccomi. incontro di BookTok. La Madonna, ma sei stato veramente velocissimo. Eh sì, perché ti ho detto, me Non lo ho sono fatto fumata neanche stop. l'intermezzo pubblicitario. È arrivata la mamma, è arrivata la mamma.
Allora, dicevo, stiamo parlando di Carlos Ruiz Zafón, grazie all'intemperanza, alla volontà di Graziano di parlarne a tutti i costi così velocemente. Non era in programma parlare di lui, ma in effetti lui Sai nelle perché? scalette, nelle prime scalette degli incontri che aveva fatto aveva messo Ken Follett, però poi ha deciso di Eh no. cambiare, ha voluto mettere Ma perché Zafón e va volevo bene. di leggere Fussero e Bufalino. Poi, nel frattempo, ho E finito comunque di leggere questo. E quindi dicevo, il gioco dell'angelo è il meno venduto dei quattro. E questa è una cosa abbastanza divertente, perché è è vero, non l'avrei strano, detto. no? Non Sì, l'avrei è il meno detto. venduto dei quattro. Ed è strano se ci pensi, perché è il secondo. E di solito le persone dopo il primo, il secondo lo leggono quasi sicuramente. Cos'è successo? Me lo sono fatto raccontare un po' da un po' di lettori. È successo che molti se lo sono fatti prestare, molti, molti, molti se lo sono fatti prestare, oppure l'hanno letto in prestito dalle biblioteche, eccetera, eccetera, perché si era diffusa da subito la fama che non fosse all'altezza del gioco dell'angelo, dell'ombra del vento. E quindi il gioco dell'angelo diventa il libro meno venduto dei quattro della tetralogia del cimitero dei libri perduti. E questa cosa a me ha sempre fatto ridere. Ma comunque il meno venduti, giusto per stare nell'ordine di numeri che avevamo detto prima, in Italia sono stati venduti circa 750.000 copie. 750.000 copie, che è tantissimo anche in questo caso. Quindi, E poi diciamo che arriva da lì a 2 anni, perché poi è stato divertente, quindi torniamo agli aneddoti che ti dicevo prima. Nel 2009 o forse 10, non mi ricordo esattamente. No, 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 no. Arriva Marina. In Italia arriva Marina. no, pensavo che stessimo No, ancora parlando ed è della questa, tetralogia. l'aneddoto è proprio questo, perché la gente si aspettava il terzo dei cimitero dei libri perduti, e Mondadori cosa fa? Fa uscire Marina. E allora noi librai, poveri cristi. No, raga, ma non vi preoccupate, è un Di po' come gli nuovo altri aprile. tre. È un po' come, è uno stand-by, è un intermezzo pubblicitario. Non è il proseguo della storia dei libri del cimitero dei libri dimenticati. E allora anche Marina ovviamente ha il suo decorso, c'è a chi piace, c'è a chi no. Questo libro Bello. gotico, ma un gotico particolare, perché comunque anche lui è indirizzato ad un pubblico di ragazzi. Però io, come dico sempre, secondo me Zafon vale la pena, qualsiasi cosa abbia scritto vale la pena. Qual è il vantaggio dei libri per ragazzi rispetto alla tetralogia del cimitero dei libri perduti? Secondo me il vero vantaggio è che quelli sono libri che si autoconcludono. È vero, anche i Sì, quattro della tetralogia si in realtà sì. autoconcludono, ma c'è comunque un legame tra loro. Tranne gli ultimi Addirittura due, in in realtà no. quello che hai fatto vedere tu prima, il In realtà prigioniero no, del perché cielo, questo, esatto, quello questo è non l'ultimo finisce in proprio. realtà. Questo Quello non no, finisce proprio. anzi, ma perché questo, diciamo, è il libro di passaggio. Quello È è il il libro di passaggio prologo. che crea, esatto. È il prologo al tuo preferito. Esattamente, aspetta che lo inquadro dove c'è il titolo. Quello Ti è facciamo esattamente il baciare. prologo al quarto, che chiuderà appunto la Esatto. tetralogia del cimitero dei libri dimenticati, che è il Dimenticati. labirinto degli spiriti. Però anche lì con il prigioniero del cielo, molto bello, molto particolare, ma il finale che non finisce, tu capisci, ah, ok, mi devo Lì aspettare il però, quarto. esatto, cioè non è un finale che non finisce in realtà, è un finale che ti dice adesso comincia tutto, cioè quello che hai letto era solo l'antipasto Esatto. e poi arriva un pasto Sì, poi arriva un pasto di 700 pagine. ma si doveva portare a compimento tutto, cioè insomma si doveva Scusami, ho detto chiudere tutto. 700, ma invece sono 811, non me lo ricordavo. Insomma, diciamo che... E quindi, allora,
Allora, io ti, visto che siamo già arrivati a 40 minuti e come al solito noi non riusciamo a tenerci buoni. Chiudiamo il cimitero dei libri dimenticati. Chiudiamo il cimitero dei appunto, libri dimenticati. Arriva con il labirinto, degli spiriti. E io l'ho aspettato. È il mio preferito. Da 4 anni più o meno. Certo. Tenevo in croce, così come tenevano in croce te. Io tenevo in croce la mia amica Giusy, che è proprietaria della libreria Mondadori qui di Lucera. E quando esce Zafon, quando uscì in lingua originale, devi pensare che mi scrisse, mi disse: è uscito, così non ti sento più. E io l'ho preso naturalmente appena uscito, ed è bellissimo. Anche perché... No, aspetta, non ho capito, l'hai preso appena uscito in spagnolo? No, appena uscito. Ah, ok, avevo capito male, no, allora. Non avrei goduto della lettura in lingua originale, perché non lo so, lo spagnolo. Ok, avevo capito male, allora. E quindi, no, perché allora, poi in quell'epoca i libri erano quasi contemporanei, no? Arrivava quasi subito dopo. Un mese dopo, io ricordo che in Spagna uscì che era novembre, e da noi uscì che era gennaio, prima di Natale, dicembre, gennaio, prima di Natale. Sì, prima di Natale, e infatti l'ho presi subito prima di Natale. E il labirinto degli spiriti, sai perché è bellissimo e apprezzato anche dai lettori di Zafon? Perché è quello che tu ti aspetti come finale di una storia che hai amato. Devi chiudere tutte le storie lasciate in sospeso. Devi confezionare il tutto con una trama bellissima, perché anche il twist finale, no? Che non ti aspetti, di Mercedes e la sorella. E quindi tu capisci che è un libro riuscito, un finale riuscito, la degna conclusione di una tetralogia che, insomma, ha appassionato milioni di lettori, insomma. Per questo motivo. Sì, beh, è una buona cosa quella che hai detto tu. Io ti dico, sì, è il mio preferito... No, ti dicevo, alla fine ti lascia con un senso di soddisfazione. Okay, come un bel pranzo, come un pranzo luculliano, no? Che tu alla fine dici, oh, che detto a uno che pesa 125 kg non può fare altro che piacere, cioè, voglio dire. Io non peso meno, quindi vai tranquillo, qua in cucina possiamo anche parlare. Quindi... No, ti dicevo, questo è giustamente un bel punto di vista, mi fa anche molto piacere che tu l'abbia detto. Io ho trovato che, come ti dicevo prima che venissimo in diretta, è il libro più completo, cioè è uscito nel 2016, quindi stiamo parlando di uno scrittore che dal 94 al 2016 è già 20 anni che scrive, quindi c'è dentro tutto, c'è dentro quello che dicevi tu prima, lo scrittore acerbo, ma c'è anche lo scrittore che nel frattempo ha imparato a scrivere, quindi è diventato anche un artigiano della scrittura, un maestrale, un maestrante, un artista, chiamalo come vuoi. E c'è dentro tutto quello che c'era in tutti i suoi libri precedenti. Quello che tu mi hai chiesto prima, perché ti è piaciuto di più? Per questa cosa, perché secondo me nel labirinto degli spiriti, e sto per dire una cosa grossa, ma la dico lo stesso, ogni tanto lo dico, lo dicevo anche e lo suggerivo anche ai lettori che entravano in libreria, io dico, dicevo sempre questa cosa: hai due scelte per leggere Zafon. O leggi questo e poi ti innamorerai di Zafon e quindi andrai a prendere il passato, ma se hai già letto questo è come se avessi letto tutto Zafon. Oppure inizi dal primo e vai avanti, come dicevi tu, in ordine cronologico. E quindi fai prima i quattro per ragazzi e poi i quattro della tetralogia. Poi è ovvio che ognuno sceglie di leggere come cavolo vuole. Certo. Un'altra delle alternative, delle proposte che io facevo era leggi alternando tetralogia e i libri per ragazzi, perché così fai un po' di qua e un po' di là.
Quindi ognuno fa, come dico sempre, soprattutto per quanto riguarda la lettura, fa esattamente quello che vuole. Certo. Ma questo, secondo me, questo, anche se il tuo preferito è L'ombra del vento, secondo me questo è veramente il suo compendio, cioè il capolavoro di Zaffon, secondo me è questo. E poi ti dico la verità, quello che abbiamo fatto vedere prima, che è uscito qualche giorno fa, io dico una cosa brutta, la sto per dire. Ne ho non così tanto, ne ho letti solo 4 dei 12 racconti contenuti, perché poi alla fine questo è un libro di racconti, sono contenuti 3, 6, 9, 10, 10. Ne ho letti Sì. solo 4 su 10, carini, gradevoli, ma né niente da aggiungere, niente da togliere, cioè 4 dei racconti, almeno i 4 che ho letto io, niente di che, Allora. belli, carini, una bella scrittura, la sua scrittura, ma sicuramente non è una roba che aggiunge. E allora mi viene da dire, e questa è una cosa brutta, e speriamo che nessuno di Mondadori mi stia ascoltando, mi viene da dire, ci potevate lasciare questo Zaffon, che sarebbe stato un ottimo testamento, sarebbe stata un'ottima chiusura. Questo Ma qua perché? potevate fare Allora, siamo a 46 minuti, potremmo chiudere qua col labirinto degli spiriti, vogliamo parlare anche di questo? Parliamo anche di No, questo. no, lasciamo stare. Diciamo che secondo No, allora io me. no, io voglio dire solo una cosa, io voglio dire solo una cosa. Questo qui patisce diverse cose, secondo me. Patisce il fatto che, secondo me, Zaffon non è uno scrittore brillante di racconti, perché sì, lo stile è quello, sì, lo riconosci, la penna si riconosce dallo stile, da tante cose, dai dialoghi, eccetera, eccetera. Ma Zaffon è uno che esce alla lunga, e quindi con le trame, le sottotrame, gli intrighi, eccetera, eccetera. C'è un racconto che è 3 pagine. Cosa vuoi raccontare in 3 pagine? Ora parliamoci chiaro. Ma io una volta Assolutamente. parleremo, Ci se sono. vorremo, un'altra puntata la Esatto. faremo sui racconti, sui romanzi, romanzi brevi, romanzi Ok, ma pamphlet, ci eccetera. sono. Io penso che ci sono gli scrittori di racconti e gli scrittori di romanzi. C'è chi sa fare entrambe le cose, ma c'è Speriamo chi che è non ci siano romanziere. scrittori all'ascolto, perché sennò poi le denunce te le prendi tu. Assolutamente, ma non c'è problema. A mani nude. Ovviamente è una battuta, chiaro, Certo, chiaro, chiaro. naturalmente. Allora, che succede qua? Questi racconti che sono alcuni anche carini, alcuni indagano nell'infanzia, nella storia di David Martin, alcuni giocano con gli antenati di Daniel Sampere che addirittura entrano in contatto con De Cervantes, no? Cioè, Giusto allora, per dirgli, ti parliamoci sto chiaro. per raggiungere. Giusto per Allora, dire a che Cervantes, succede? adesso fra poco venderò più io di te. Allora, che succede? Succede che hai venduto perché hai venduto. Ma un libro del genere che viene dopo un libro del genere non può reggere il confronto. Anche se fosse No, stato no, un sono buon libro d'accordo. di racconti, anche se fosse stato un buon libro di racconti, tu l'avresti comunque sempre paragonato a questo. In tutto ciò non è un buon libro di racconti. No, È un vabbè, dai, libro. comunque Ci non sono dei sappiamo. racconti migliori. Adesso, Ci sono dei racconti prima migliori di altri, però, che tu ci porti alla onestà. chiusura, dico solo questo. Non sappiamo da adesso in poi cosa accadrà. Purtroppo Zaffon ci ha lasciato. E ce lo siamo detti qualche giorno prima di iniziare a fare le nostre dirette. È stato, credo, la prima volta che io ho pianto per la morte di uno scrittore. E quando è morto, io ho veramente pianto e non sapevo perché mi stessi trovando a piangere in quel modo. Tra le altre cose, lui era del 56, quindi poco più grande del mio fratello maggiore, che è del 57. Diciamo che durante la sua carriera di scrittore
tradotto in Italia lo sentivo quasi, era uno di quelli, veramente ogni tanto ci capita di dirlo, no? E io lo dico di tanto in tanto e mi piace veramente come quella citazione di Salinger, veramente vorrei averla scritta io. Cioè, gli autori che mi piacciono sono quelli che quando finisce il libro vorrei chiamare al telefono. E Zaffone era proprio uno di quelli, perché veramente ogni volta che finivo di leggere un pezzo mi veniva da... Oh, senti Carlos, ma sta roba qui, come mai l'ha scritta così? Perché vai in questa direzione? Perché non vai in un'altra? E queste sono le cose che... Quando uno muore così giovane, perché comunque alla fine è morto molto giovane, ti viene da dire, cazzo, ma quanto altro poteva scrivere ancora? Che cosa ci poteva regalare ancora? Vabbè, prendiamo per buono quello che ci ha regalato e io spingo alla lettura di qualsiasi libro, come ho detto prima. O leggete Il labirinto degli spiriti e allora è come se aveste letto tutto Zaffon, ma poi vi innamorerete, quindi sarete incuriositi a leggere altro, oppure leggetevi qualsiasi cosa che volete. Però vi chiedo una cosa, personale, un favore personale a chi inizierà a leggere Zaffon. Non leggete la tetralogia, a parte l'ultimo che può essere letto da solo, inizia e finisce, gli altri li dovete leggere in sequenza. Per me questo è così, poi ovviamente, come dicevo prima, ognuno fa quello che vuole. E va bene, e allora io direi che non c'è nient'altro da aggiungere. Abbiamo sforato di soli 7 minuti, contando che siamo alla volta. Di soli 7 minuti sui 45. Mi accontento di 7 minuti di sforamento per Zafon. Si poteva fare, no? Lo sforamento di 7 minuti. Oggi non ci hanno fatto domande, per cui vuol dire che o nessuno aveva letto Zaffon o non siamo stati accattivanti. Leonardo ci consiglia di fare una puntata sulle graphic novel e sarebbe interessante, Questa se la no? fai, io ti ascolto e ti massacro e poi ti faccio un sacco di domande. No, ti massacro nel senso che ti faccio un No, sacco di domande, non... semplicemente invitiamo Leonardo a venire a parlare direttamente con noi. Bellissimo, ottima idea. Così lo Guarda, Leo, te l'ha detto, eh. Anzi, massacriamo facciamo una lui cosa, di domande. perché anche tu non sei un graphic novellista? No, a me piace solo il Diabolik, eccolo qua. C'è Ah, qui, c'è un'altra collezione qui su, e insomma, ok. sono Allora un potremmo fan. farla questa cosa che hai detto. Chiamiamo Leonardo e gli diciamo: Oh, raccontaci le graphic novel e i fumetti. Vai, ci sta. E allora ci organizziamo. Leonardo, ci contiamo. Detto Grazie, ciò, ragazzi, Graziano, per essere stati con grazie a noi. te, Antonino. Grazie a E tutti saluta quelli il che ci hanno piccolo seguito, Francesco. che adesso sta mangiando, è arrivata la mamma. E ovviamente la grande. La grande, sì, certo, la grande lettrice, tra A l'altro. E settimana quindi. prossima abbiamo un appuntamento di nuovo, no? Sì, un appuntamento nuovo con un autore che abbiamo detto una volta, una tantum, vogliamo fare delle puntate in cui intervistiamo degli autori emergenti. Emergenti tra virgolette, più che altro esordienti ci Sì, piacerebbe. sì. E quindi il prossimo appuntamento, settimana prossima, abbiamo detto martedì, non ricordo. Sì, martedì se non mi sbaglio. Settimana prossima, martedì, sì. Ok, martedì ci sarà con noi Maurizio Maurizio Marinucci. Marinucci, che è un autore esordiente nel campo dei romanzi e quindi sarà una bella chiacchierata prima di tutto per conoscere il suo libro. E poi, insomma, io in quanto amante della scrittura oltre che della lettura, gli farò anche delle domandine così, en passant, per vedere un po' com'è il mondo dell'editoria romanzesca. Grazie a tutti. Grazie Ciao a tutti, buona Graziano, ciao a serata, ciao tutti e Antonino, a ci vediamo settimana alla prossima. prossima. Ciao.